termini della legge Pinto sono appunto 2 anni in appello e 1 in Cassazione. A Firenze questo obiettivo è davvero un obiettivo a portata di mano. Qui a Firenze l'ufficio del processo ha funzionato. Funziona perché è diventato il fulcro di una rete di rapporti che coinvolge università, carcere, istituzioni locali, mondo produttivo, economico, avvocatura e società civile. L'ho sottolineato il ministro della giustizia, Marta Carla Cartabria, nel corso di un convegno presso la Corte d'Appello di Novoli. Il guardasigilli ha posto l'accento sulla riforma al vaglio per velocizzare i tempi della giustizia. È una sconfitta per lo Stato. Ma ogni processo che dura oltre la ragionevole durata è un danno per i cittadini, tanto per le vittime in attesa di risposte, quanto per gli imputati lasciati per anni in un limbo che più delle volte condiziona l'intera esistenza di una persona. Alla tavola rotonda c'erano tutti gli anelli della catena, compresi avvocati e università. Ritorno a Firenze per Margherita Cassano, oggi presidente aggiunto della Corte di Cassazione, in passato recente ai vertici della Corte d'Appello Toscana, ha sottolineato la lentezza nella trasmissione degli atti. Il vero nodo tragico del processo penale sono i tempi abnormi. È la nostra realtà. Noi abbiamo avuto, quando sono arrivata, avevamo tribunali che impiegavano 6 anni per trasmettere gli atti in Corte d'Appello. Dobbiamo dire le cose sinceramente. Il presidente reggente della Corte d'Appello non intravede un cambio di passo dietro l'angolo, necessario a suo parere per i concorsi. Chi pensasse che alla Corte d'Appello di Firenze arrivino di qui a breve gli 8 consiglieri che a settembre scorso sono stati dati in aumento d'organico, come dire, è un visionario. E allora anche su questo versante dei concorsi, fatemi dire una parola e con questa chiudo, ma possiamo andare ancora avanti con questo sistema di concorsi?